siamo sotto le logge del Comune di Terranuova per la posa in opera del defibrillatore cardiaco e qui abbiamo il sindaco, la signora Faleppi e il signor Enzo Canacci che ci spiegheranno e ci racconteranno come è andata la giornata. È un dono fatto da parte della cittadinanza stessa, dell'Avis, e di questo io ringrazio veramente tutti i soci dell'Avis e gli organizzatori. Questo dono è nato nell'ambito del nostro consiglio comunale perché tutti gli anni noi facciamo un regalino ai nostri donatori, un regalino minimo, ma comunque lo dobbiamo. E allora abbiamo pensato che perché non rinunciare a una piccola parte di questa cosa per fare ancora altra solidarietà. E abbiamo notato che il nostro comune ancora non aveva un defibrillatore posizionato all'aperto, in posizione centrale. Ecco perché è nata questa idea. A Terranuova la cittadinanza attiva, i cittadini attivi non sono parole ma pratiche quotidiane. In questo caso un altro defibrillatore si attiva e tanti commercianti e dipendenti comunali che fanno il corso e diventano soccorritori. Questo è il senso profondo della solidarietà. È una grande soddisfazione aver collaborato con l'Avis all'organizzazione della posa di questo defibrillatore. Io mi limito soltanto a dire questo, sono con questo 13 defibrillatori che sono stati messi, 12 nelle scuole medie elementari del Valdarno, donati dalle aziende sempre del Valdarno. Io lascio la gioia a chi dona e la porto a chi riceve. La solidarietà si esprime in tanti modi. Si dona il sangue, si aiuta un malato, si aiuta un anziano, si può comprare uno strumento per salvare la vita. Come vedete le cose sembrano molto diverse l'uno dall'altro, ma in fondo il succo della solidarietà è sempre una. Cerchiamo di salvare più vite possibili e questo io credo vada subito un grosso applauso a tutti i donatori. Grazie. Abbiamo pensato che il comune ha già messo i defibrillatori nelle scuole, sia elementari che medie, nel palazzetto. Ancora non era stato messo all'aperto, sicuramente seguiranno altri. E allora abbiamo detto perché non rinunciare a un piccolo parte del nostro dono di Natale per regalare un qualcosa che possa essere messo all'aperto. Di conseguenza l'amministrazione comunale ci è venuta molto incontro, ci ha organizzato il posto, ci ha dato il permesso di poterlo attaccare. Abbiamo detto bisogna addestrare ovviamente delle persone che poi siano in grado di usarlo vicino al paese e quindi di via Roma e poco più. Ed ecco, ci sono venuti molto incontro i commercianti di via Roma, e ne vedo già alcuni presenti che hanno fatto questo corso, e poi ci sono venuti incontro i dipendenti comunali. Io li ringrazio e dopo li consegneremo il diploma. Poi vorrei ringraziare i ragazzi del 118 che hanno tenuto il corso sotto il nostro loggiato della nostra amministrazione. Non posso altro che ringraziare veramente tutto l'Avis e la sua capacità di stare e di interpretare l'animo più profondo della nostra comunità. Poi ringrazio chi ha fatto il corso, commercianti e dipendenti comunali. È sempre una disponibilità grande, perché vuol dire c'è una disponibilità d'animo a mettersi in discussione e a dare un servizio ai nostri concittadini. Fare un qualcosa per la collettività diverso è veramente una cosa che non può far altro che commuovere. Tutti i soci, gli associati di questa associazione che hanno tra virgolette rinunciato a una parte del loro, chiamiamolo, regalo annuale per donare un qualcosa alla collettività, fa veramente di loro delle grandi persone. Ci siamo accorti che tra tutti gli arresti cardiaci che si verificano in ambiente esterno, quindi non in abitazione, e che sono circa un 20% rispetto al numero degli arresti cardiaci in generale, di questi arresti cardiaci in Valdarno uno su tre arriva vivo all'ospedale, cioè il sistema è tale da far ripartire il cuore. Aiutare il prossimo è una cosa, è un dovere per tutti noi. Ognuno lo fa per il proprio tempo libero. Per i defibrillatori sono stati messi 12 apparecchiature nelle scuole medie elementari del Valdarno, e donate da aziende private. Due a Terranuova, Barmarisa e Grotte Marmi Caminetti.
E così in tutto il Valdarno 7.000 bambini sono stati messi in sicurezza. Lascio la gioia a chi dona e la porto a chi riceve.